amo il sapore dell'anima mia, amo il sapore della... Non sono male le parole di questa canzone di Grazie, Parpiglia. Di una verità, Parpiglia. Mi piace Annalisa. Le trasparenze di Annalisa, assolutamente sì. Nel fuori onda, che io comunque continuo a portare avanti come petizione, sì, per mandarli in onda. Hai ragione. Insomma, hai riempito di... Di complimenti a Annalisa, sì. Ma però, forse, e lo chiedo a Pigi, non so se sei d'accordo, si sta sexizzando, non so se esista come termine, ma spiega bene quello che voglio dire. Assolutamente, ha una sua dimensione erotica nella presente, per il semplice fatto che la ragazza è poco disinvolta, ha un suo pudore, una sua grazia dovuta anche alla cultura, è una donna che ha studiato, una ragazza che ha, insomma, una sua formazione culturale. Sì, no, ma al di là di questi dettagli che sono comunque importanti, insomma, è una donna che sa e che evidentemente non ha avuto grande facilità nel calcare un palco televisivo, lo ha fatto con pudore, con grazia, ma anche chiedendo permesso, quasi in punta di piedi, e la vita gli ha restituito quello che lei gli ha dato, cioè ovvero una capacità di farsi conoscere dal pubblico anche con la sua frigidità, che in realtà è un valore aggiunto, perché insomma dimostra la sua sensibilità e il suo pudore, perché nel mondo dello spettacolo è cosa... Era da tempo che volevi parlare di Annalisa, immagino, no? La conosco, lo conosciamo, ma per frigidità intendo dire un modo, appunto, capito, non venuto di concedersi, è una donna che si sa dare in punta di piedi, e questa è una cosa che la rende, secondo me, differente dagli altri. Mi sono un po' allungato, mi scuso, ma Annalisa mi piace. No, si è capito, hai fatto bene a raccontarcela, e adesso a proposito...